Vado, eccoci qua. Questa meravigliosa installazione della Paola. Installazione, adesso mi installo Ecco, anch'io. È arrivata la Paola. Ciao a tutti. Giovedì, Sì. diretta. Siamo al MoMA Caffè in Piazza Bazzano e quindi una mezz'oretta per raccontarvi un po' di libri, poi dopo andiamo ad aprire Ad la aprire la libreria. libreria, Ok, perfetto, siamo perfetto, questo è sempre facile. aperti. Proviamo a mettere in fila un po' di cose. Allora, parto io, Paola? Vuoi che Sì, parta io? Parto io, parta. parto io, parto io, parto io, parto io. Allora, vi racconto. Oh, cavolo, no, parti te che devo tirare fuori una cosa, mi sono sbagliata, vai. Parto io. Parti tu Allora, quello che. parto con un'appendice della giornata della memoria, pubblicata dall'Enciclopedia delle Donne.it, una casa editrice milanese. Collegata a un sito web meraviglioso che è di fatto un'enciclopedia online dedicata alle donne. Sono solo infatti donne quelle presentate e raccontate in questa enciclopedia. Sono tutti lemmi, insomma, vite scritte da autori di vario genere, anche persone, non scrittori, non giornalisti, ma persone che sanno storie e le vogliono raccontare. Le donne rappresentate sono donne che in qualche modo hanno cambiato con le loro azioni e la loro vita qualche cosa. Vanno da grandissime scienziate, poetesse, eccetera, anche a donne più semplici che hanno fatto comunque qualcosa di importante. L'Enciclopedia delle Donne ha creato questa piccola casa editrice che racconta anche in questo caso di donne. Questo è l'ultimo uscito di Dunja Breuer, Riaffiorano le nostre vite. At Breur, Ibama e Ravensbrück, racconti e disegni. È la storia di At Breur, che era un'artista rinchiusa a Ravensbrück nel campo di concentrazione femminile. La figlia Dunja ha scritto questo romanzo dove racconta la vita della madre. E soprattutto ci sono riprodotti i disegni che la madre fece durante la prigionia e sono disegni molto commoventi perché raccontano dettagli di quello che era la vita di queste donne nel campo di concentramento, quindi piccole scene quotidiane, piccoli dettagli, ci sono le scarpe, i visi, momenti incredibili di tranquillità, insomma, una serie di riproduzioni veramente importanti e commoventi sia per la storia di tutte e di tutti che per la vita ovviamente dell'artista. Qui sono i ritratti delle sue compagne, insomma, un libro molto importante, molto bello, che è uscito per la giornata della memoria che noi abbiamo. E siamo felici di proporvi sia per il contenuto che per la casa editrice, che vale sempre la pena tenere sott'occhio, fanno delle cose molto interessanti, sempre dedicate alle donne. Ok, Ti sei organizzata? sì, più o meno. No, è che fuori è un po' più difficile concentrarsi, ma adesso impareremo a fare anche questo. Allora, adesso parto con una rivelazione personale, ma della settimana. È uscito il 24 di gennaio per i nostri super amici di Sellerio, si chiama La ricreazione finita ed è scritto da Dario Ferrari. Dario Ferrari è un autore toscano, ha fatto un esordio con Mondadori un paio d'anni fa, di un libro che è bellissimo. Questo è un po', mi sono un po' informata e mi hanno raccontato un po' di cose. Un esordio poco fortunato perché il libro si chiama La quarta versione di Giuda, è un giallo, edito da Mondadori un paio d'anni fa. Non ha avuto, non, avuto non il successo Poco successo. esatto. E lui è, e deve essere di Viareggio, credo, ha scritto questo romanzo che lo ha fatto leggere a Marco Malvaldi. Marco Malvaldi è un autore Sellerio, a Marco Malvaldi è piaciuto tantissimo, tanto che firma anche la fascetta ed è riuscito, e niente, l'ha passato in casa editrice ed è stato subito pubblicato. È un romanzo
sorprendente, è un romanzo che mi sta piacendo moltissimo, ne ho letto, sono a metà, è anche corposo, per essere una narrativa seriale, sono più di 400 pagine, ne ho letto più di metà, ha avuto delle ottimissime recensioni, Dorrico sulla lettura del Corriere gli ha dato 10, dicendo che se ci fosse una giustizia sarebbe il primo in classifica, ed è la sto ed è io la penso molto come lui, e per il momento è veramente sorprendente, perché lui è un ragazzo giovane, è l'autore, e racconta le vicissitudini di questo ragazzo, che adesso vi dico come si chiama Marcello, è un laureato in filosofia, un fuoricorso, così per una serie di eventi fortunati, vince un dottorato, vince un dottorato ammirato a Pisa, dove c'era normale, e vince un dottorato e il suo professore gli commissiona, deve lavorare su un autore deceduto, un ex terrorista, che lui assolutamente, via Regino, suo compaesano. Da lì parte la ricerca, la lettura di questi suoi scritti e il lavoro che sta facendo con tutto l'affresco di quello che è il mondo universitario, e devo dire che sia nella scrittura è molto bello, molto, molto, molto ironico, molto toscano anche per certi versi, quindi ci sta piacendo, lo stiamo leggendo in un si sta piacendo tantissimo, io ve lo consiglio veramente molto. Stasera, oggi pomeriggio, è ospite a Fahrenheit, sarà intervistato oggi da Lipperini a Fahrenheit su Radio 3, e quindi poi vi gireremo anche link dell'intervista, lo aspettiamo ospite, è altamente probabile che venga a trovarci, quindi è un romanzo di formazione, è un romanzo sull'università ed è un romanzo molto intelligente e molto divertente. La recreazione è finita. Vai tu, vado io, vai andiamo, wow. Allora, Paolo Milone, Astendersi principianti a Einaudi. Paolo Milone è al suo secondo libro, non si può dire romanzo. Il primo pubblicato da Einaudi era L'arte di legare le persone. Lui è uno psichiatra, in pensione, credo a questo punto, genovese, e nel libro precedente, appunto, raccontava la sua esperienza di psichiatra, un psichiatra dei matti, parlando delle follie che lui ha visto e ha conosciuto all'interno del reparto dove lavorava, ma anche alle follie del mondo fuori, dei cosiddetti normali. In questo libro, invece, racconta, con brevi racconti e molte poesie, pensieri sulla morte, ma sulla morte non in quanto fine della vita, ma in quanto parte assoluta della vita. Come dire, se non ce ne fosse una, non ci sarebbe neppure l'altra, quindi questa interdipendenza non per forza negativa, ma che dà senso anche a tutte le cose che facciamo. Sono racconti brevi, anche alcuni molto divertenti, dove il protagonista è la morte, e la morte è proprio quella classica con la falce, che viene intervistata, che interviene nelle vite, che dialoga con le persone che si porterà via, ma anche con quelle che non si porta via, con chi la incontra e la riconosce. È molto particolare, breve, sono un centinaio di pagine. Però è interessante perché appunto è un punto di vista, lui è comunque un professionista, anche se non pratica, è comunque uno psichiatra, quindi entra molto nel merito delle cose che dice e dei risvolti personali di tutti davanti a un evento ineluttabile come è la morte. Non è per niente triste. Al contrario, a tratti anche piuttosto buffo, sono brevi pensieri, insomma, una cosa un po' alla Pascal, se vogliamo dare dei titoli esagerati, e molte poesie, insomma, quindi un libricino interessante da tenere d'occhio. Voglio capire il titolo. Dovrei. Astendersi principianti, secondo me, adesso io non ho No, cioè, beccato. leggevo il titolo e mi collegavo e pensavo a quel che stavi raccontando dopo poi. Sì, nel Voglio senso che capire. anche morire non è una cosa che si fa Sì.
incompetenza, anzi, più ne sai, più sei preparato. Ecco, io credo che Mica lo gestiamo. il messaggio sia questo, no? Prepariamoci a gestire qualcosa che dobbiamo gestire, meglio esserne capaci, insomma, che farsi cogliere impreparati. E sempre per rimanere sui fuori romanzo. E abbiamo fatto, dopo ti dico una cosa carina, dopo te lo dico, Sì, anzi, sì. Sì, va involontariamente. bene. Tommaso Pincio, Diario un'estate marziana, Perrone. Abbiamo parlato solo la settimana scorsa degli Smith a Manhattan, sempre la stessa casa editrice. Il filone è un po' quello, non è una guida, è il racconto di una città, e la città in questo Roma. caso è Roma, quindi una città, come dire, molto raccontata, ma molto raccontabile. E in questo caso la passeggiata che Tommaso Pincio propone è ovviamente un giro per Roma, ma accompagnato spesso dagli aforismi di, adesso c'ho il buco di Flaiano, scusate, mi ha avuto un attimo di demenza, e, di Flaiano, quindi Non hai la fibra, quindi. lasciamo perdere. Poi scriverò un post su cosa penso della fibra di Sky. E se mi fate distrarre, adesso dico solo cazzate. Flaiano, dai, Roma Flaiano, Flaiano, ci Flaiano. siamo. E quindi Flaiano era, insomma, non serve che dica chi è Flaiano, e con l'umorismo di Flaiano lui racconta parti della città, però non è, appunto, non è come le altre guide Sellerio che racconta. E qui Perrone, la guida Perrone. ho detto Sì, Sellerio, ma certo. poi magari Sellerio adesso potrebbe cominciare con delle Non ho guide, la potrebbe. fibra, quindi dico quello che Che voglio. sei Sono scollegata. Mi riavvolgo. E vabbè, stavo dicendo Sellerio di nuovo. Perrone. Quindi è più un racconto, ecco, è più un racconto di impressioni che un racconto di una città. Quindi molto godibile, anche questo molto divertente, ovviamente scegliendo Flaiano come Virgilio, in questo caso non può che essere ironico. E racconta una Roma che era, quindi lo stereotipo anche della Roma dolce vita e tutto quanto, è la Roma che è molto meno affascinante di quella che una volta era, un pochino più trasandata, ecco. Ma sempre, Consigliato, 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 sempre Roma, sì, a lei è piaciuto moltissimo, se lo leggerò anch'io perché tutto quel che è di leggilo, Roma leggilo, poi vai, deve perché poi io sono un passare da po'. casa mia. Allora, settimanona di libri veramente meravigliosi, dopo Sellerio davvero, Matteo Bibianchi, La vita che ci resta. Allora, Matteo Bibianchi, La vita che ci resta. Matteo Bibianchi è conosciutissimo nel mondo dell'editoria, ci lavora da 20 anni sia come autore. Ha pubblicato molti romanzi per varie case editrici, sia come addetto ai lavori perché ha fondato un podcast meraviglioso che si chiama Copertina, che esce una volta, adesso esce una volta al mese perché è impegnatissimo, ma racconta tutto quello. Sì, sono molto presa. Racconta di. Racconta, mi sono sconcentrata anch'io perché mi piazza. Racconta di uscite editoriali, Copertina, un podcast bellissimo gestito da lui ed è diventato anche direttore editoriale di questa nuova casa editrice che è Accento, che è fondata da Alessandro Cattelan. Lui è il direttore editoriale. È un progetto bellissimo perché dà spazio tantissimo agli esordienti, quindi nuovi autori, o ripesca, recupera titoli che sono andati per vari motivi nel dimenticatoio. Quindi un grandissimo professionista, ha scritto La vita che ci resta, che penso, ne ho letto sia il suo romanzo più intimo, importantissimo, e racconta appunto la vita di chi resta dopo che il proprio compagno si è tolto la vita, quindi è la storia di una fine di un amore, una fine proprio fine in Altro tutti i sensi di che un amore. principianti qua. I libri non si trovano più, siamo rimasti senza, lo vogliono tutti quindi aspettiamo che ritornino in magazzino perché questa è l'ultima copia, ma è già prenotata Non e fatevi quindi idee, non quindi. fatevi vedere l'idea, no, adesso arriveranno.
scrive una storia forte, una storia intima, molto, molto, molto con leggerezza, con delicatezza, raccontando appunto come ci si ricostruisce dopo. E, insomma, quindi io ve lo consiglio moltissimo. Ve lo consiglio moltissimo, ha una copertina bellissima con una fascetta intelligente, l'ho Raramente. trovato veramente anche gradevole anche nell'aspetto, ma leggetelo perché ne vale veramente la pena. La vita che ci resta, Matteo Bibianchi, Mondadori. E faccio questo, poi dopo finiamo con gli ultimi tre che hanno un filo conduttore. Allora, i nostri amici di Fandango hanno pubblicato anche questo, una delle ultime uscite già nel nuovo anno, Grande Terra Sommersa, Alessandro De Roma. Alessandro De Roma è un autore sardo, è un insegnante di storia e filosofia, insegna e questo non è il suo primo romanzo, ha già scritto altri romanzi. Il protagonista di questo romanzo è un ragazzino di 11 anni che assiste alla morte della mamma perché lì quando lei scivola da uno su uno scoglio sbatte la testa, rimane quindi, come dire, con questo papà, con una relazione abbastanza complicata e si svolge tutto in Sardegna. Lui è sardo, il libro si svolge in Sardegna e il papà per una serie di dinamiche come dire, lo manda dalla nonna paterna, va a vivere, lui non riesce a gestire questo bambino, la quotidianità di questo ragazzino, la nonna paterna che vive in un paesino dell'entroterra sardo, in una realtà che lui non ha mai conosciuto, con una certa difficoltà comincia a entrare in certi meccanismi, è affascinato anche un pochettino dalla sua nuova vita, e cerca di ricucire delle cose. Succede un fatto, c'è anche un po' di mistero, perché è affascinato da questi vicini che però sono misteriosi, vanno e vengono, non si capisce cosa sta succedendo. Ritorna al padre per riprenderselo e adesso non so come finirà perché devo ancora finirlo. È un romanzo, anche questo di formazione, Fandango fa delle ottime scelte, io non avevo mai letto Alessandro De Roma, ma è, devo dire, una storia molto ben costruita. Quindi io Fandango, Grande Terra Sommersa, lo finirò, poi vi scriverò magari un post, anche perché anche questo è un po' corposo, quindi c'è un po' da lavorare in questi giorni. Leggi bene. Sì, sì, però non ci sto Non dietro. leggi bene, beh, dura vita. Fine. Invece, i tre libri, questa cosa carina molto, abbiamo scelto, sono tre autori tedeschi, sono tre gialli tedeschi. Questa cosa è involontariamente, perché io ne ho scelti due, Paola è uno, quindi parte Paola, è tedesco, sì, è tedesco. Svizzero veramente, Ah, però vedi? la Svizzera No, pensavo, tedesca, vabbè, parlano un po' in comunque tedesco insomma, anche siamo in loro. zona, Ma sì, ecco, ero sempre quella convinta. parte lì, però Ah, vabbè, allora posso quasi. dire quasi tedesco, ma è svizzero. Sì, Potevo vabbè, dire poteva dire. tedesco, No, vabbè, dai, è del cantone tedesco, è che è una Svizzera del non è cantone. ticino, è tedesco. Marcel, che sarà chissà Ciao. come si dice in svizzero, Uyler, non lo so, non ho idea. La signora Morgenstern e il male. Allora, lui è svizzero, mi dispiace Perché dirlo. però la collana è i gialli Gialli tedeschi tedeschi, della Emons. colpa Emons, colpa di Emons che trae in inganno il lettore. Comunque, vabbè, questi qui, sono svizzeri, lui è svizzero, ma non è molto importante questa cosa. Anche se in realtà non è molto importante, ma tutto il romanzo è ambientato in Svizzera, quindi proprio per continuare a menarla con gli svizzeri e il governo svizzero, eccetera, eccetera. La protagonista è Violetta, una cinquantenne, no, quasi sessantenne, ex maestra che ha 50 anni perché riesce economicamente a fare questa scelta. Esce dalla scuola e si dedica alla propria vita. La propria vita fatta di è una donna solitaria, quindi fatta di teatri, di cinema, di letture e coltiva la sua grande passione che sono le piante, in particolare le erbe velenose.
ha una vita, è nata da una famiglia molto particolare che viene raccontata in maniera molto divertente e buffa. Quindi ha delle competenze che le vengono da aver viaggiato con il padre e la madre per lunghi, tutti gli anni della formazione in giro per il mondo, quindi carpendo vari segreti da quelli hawaiani, delle mami, a quelli del Perù. Insomma, questa grande competenza, ma oltre che questa competenza ha anche una morale molto forte che le dice, che le impone quasi. Come dire, di risolvere i grossi problemi della civiltà umana, ma non la bomba atomica e neanche il cambiamento climatico, ma punire con giustizia le persone cattive. E lei si fa carico di questo e ammazza quelli che secondo lei se lo meritano. Ecco, un po' un Dexter in gonnella meno splatter, decisamente. Anche perché in realtà si sa con certezza di due che lei ha ucciso con queste motivazioni. Poi le affidano un caso che lei porta a casa brillantemente. Ah, te lo E da dico. lì inizia la collaborazione con questa FBI svizzera, un po', insomma, FBI cattiva. È molto divertente, la protagonista è veramente intelligente, simpatica, simpatica no in realtà perché è un po' un orso solitario, però molto intelligente. Questo è il primo di 4, di 5. Credo sì. Però è autoconclusivo, che, cioè nel Sì, senso lei se, lei mi finisce. sembra che tu abbia detto 5, però potrei Non lo dirlo so, non me lo io. ricordo più Vabbè, perché comunque non è il sono primo di una collegata. serie. Di una serie c'è La signora Morgenstern e il male. La signora Morgenstern e il tradimento, Morgenstern e la cospirazione e Morgenstern e la fuga. Quindi usciranno sempre per la collana dei gialli, anche se Tedeschi, sono anche se sono svizzeri, ma svizzeri. tedeschi, canna, È insomma una scoperta molto No, ma noi divertente, emo devo ci vogliamo dire. tanto bene, quindi Devo tanta dire che roba. mi è piaciuto parecchio, e anche se purtroppo il collegamento è bruciato. Poteva stare zitta. Vabbè, adesso anche perché qua adesso io vi faccio questa doppia segnalazione. Uscitissime Charlotte Link e David Safir. Questi sono veramente due autori tedeschi. Serio? Un'autrice e un autore tedesco. Allora, parto con questo David Safir, che è Miss Merkel e l'omicidio al cimitero. Ritorna il secondo pubblicato per Sam, i nostri amici milanesi. Ritorna, questo è il secondo libro, perché è il secondo caso che ha come protagonista l'ex cancelliera tedesca, che adesso forse vive in Svizzera, non si sa Forse dove sì, vive, ci deve l'ex cancelliera essere tedesca Angela Merkel, che in pensione decide, no, inciampa in un caso, risolve un caso di omicidio nel primo e ci romanzo riprova. e ci riprova. Qua siamo in un paesino tedesco, non mi ricordo come si chiama, viene trovato morto il custode del cimitero di questo paesino, il giardiniere, perdonatemi, un po' alla Perrin, il giardiniere del cimitero. Sono subito, si pensa a una serie di possibili colpevoli, perché c'è tutta una faida di, come si chiamano quelli dei funerali, Pompe di funebri. pompe funebri, ma lei insomma riesce a districare tutti questi problemi, questi imbrogli, e col suo fido cane. In Brutto. pensione il marito c'è sempre, quindi Vabbè. con il cane, ma è carino perché è un fumetto, quindi già dalla copertina si capisce che Che poi comunque ironico, è sì. molto ironico. Sì, poi insomma a me Angela Merkel che indaga mi fa ridere, insomma, non so come dire, chissà se la Ma Meloni quando va in diciamolo. No, pensione, per carità. la Meloni che indaga. E quindi è una Miss Marple tedesca, non Tedesca, e ribadiamo la confondersi. questione E tedesca. l'ultima mia segnalazione, perché questa la tolgo perché è fascista, non sopporto. Charlotte Link, La notte di Kate. Allora, Charlotte Link è un'autrice tedesca che vive a Francoforte. È il quarto o il quinto titolo che ha come protagonista Kate Linville, la protagonista che risolve il caso. Si riconoscono perché hanno queste copertine argento e blu sempre molto belle.
c'è una ragazza, viene, è l'autrice tedesca, ma si svolge in Inghilterra, tanto Allora, non sono cioè, qua, sono qua, però ve lo basta, devo dire. ciao, fine, chiudi. Viene trovata morta in macchina una giovane donna e c'è un collegamento a un cold case di 10 anni fa. Adesso io questo qua, E ragazzi, la io chiudiamo. e la chiudo lì perché intanto io non li capisco mai. I gialli deve leggerla Paola, il giallo, però Me li prendi. li prendo perché ogni tanto glielo faccio qui. Comunque, per chi ama Kate Linville, assolutamente, questo è il suo ultimo, deve essere il quinto, è appena uscito per Corbaccio, se no mi dimentico. Allora, io ho finito i tedeschi, ho finito i libri, tutti i libri stupendi, meravigliosi che sono usciti questa settimana o fino a 10 giorni fa. Non abbiamo eventi. Questa settimana no, però dalla prossima. C'è il Tum, festival tum, tum. C'è il festival, intanto c'è il festival. d'estate, tanto perché non abbiamo. E non scherziamo. Quindi noi facciamo passare le feste di Sanremo, poi Qualcosina c'è anche prima della festa. cominciamo. Ma io, vabbè, non diciamo niente. Ringraziamo Roberto ed Ermanno del MoMA. Adesso andiamo a prendere un altro caffè prima di Prendiamo altro caffè ricominciare. perché qui la vita è durissima. E viva la fibra e viva tutti Sei scema, noi. Marco. Ci vediamo la prossima settimana. Basta, chiudi sto collegamento perché veramente.